qual è l'importanza di commemorare questa giornata? Beh, oggi ancora di più è sempre una giornata importantissima quella del 4 novembre, perché ricordiamo i nostri caduti delle forze armate e soprattutto l'unità d'Italia, quindi ancora di più in questo momento storico dove è richiesta un senso di appartenenza a tutta la comunità, a tutti i cittadini, ancora di più nonostante sia in una forma chiaramente ridotta. Però è indispensabile simbolicamente festeggiare questa giornata. Perché è importante commemorare anche in questi giorni tutte quelle persone che si mettono a servizio dello Stato, ma in genere della cosa pubblica attraverso delle professionalità. E in primo luogo, storicamente, le battaglie sono sempre state le guerre e le difese, ovviamente, del suolo patrio, come si dice a volte in maniera pomposa, ma soprattutto l'interesse della difesa della collettività. Io credo che in questi giorni meriti una riflessione attenta, perché non solo le forze dell'ordine, ma tanti servitori dello Stato stanno sacrificando e mettendo a rischio anche la propria vita per l'interesse di tutti. Credo che ripensare il 4 novembre voglia dire anche riconoscere tutte queste forme di impegno, e ovviamente sto parlando delle forze dell'ordine in primo luogo, ma immagino che abbiate capito che in questo momento sto anche parlando di tutto il mondo della sanità e se vogliamo anche del mondo del volontariato, dei servizi che sono a disposizione di tutti. E riconoscersi attorno a quello che è un valore comune, che è in questo caso la nostra nazione, ma non solo, è l'interesse di tutti. Grazie. Grazie a voi.